L'analisi che va fatta è sicuramente l'incremento della popolazione sportiva mondiale. Sportiva mondiale si passa da 120 milioni di utenti registrati a, dopo Covid, a 380 milioni di praticanti in tutto il mondo nelle varie organizzazioni. Noi abbiamo due grandi organismi che sono l'ISF e la Global Esports, ma ce ne sono molte altre. Questa dimostrazione che l'interesse verso tutti gli esport, tutti i settori degli esport è altissima. Tant'è vero che alcune federazioni internazionali hanno sviluppato dei software particolari per la preparazione atletica, ma anche per consentire a alcuni atleti di praticare sport durante momenti di recupero funzionale. Ci ricordiamo anche nel periodo Covid l'UCI, quando creò questo gioco interattivo che permetteva ai professionisti di praticare attività e quindi fare anche competizioni come il Tour de France o il Giro d'Italia, ma ce ne sono molte altre come l'eSport Sailing, quindi che necessita di una grande preparazione, grande conoscenza nel mondo della vela. Ma a questo si aggiunge tutta una serie di altri giochi che vengono praticati in tutto il mondo e che attualmente interessano tutte le federazioni nazionali e non per ultimo l'Italia, che sta investendo molto anche sull'aspetto scolastico. Ecco, quello che bisogna sicuramente fare è cercare di formare e preparare i ragazzi, perché non si deve dimenticare il fatto che ci sia la necessità anche di fare attività motoria per svolgere e-sport. Infatti le squadre professioniste, gli gamer professionisti fanno attività fisica con lavoro isotonico, isometrico, quindi con grande preparazione atletica, e seguono anche un'alimentazione particolare. Quindi questo è interessante capire e far conoscere a chi non è gamer, a chi non è vicino al mondo degli sport, quanta attività motoria, quanta attenzione si faccia anche nell'ambito dell'educazione alimentare. Quindi l'integrazione, anche il fatto di intervenire nel mondo della scuola. La scuola sta investendo molto nei progetti STEM del PNRR, quindi questo consente agli gamer di essere un po' i portabandiera, quelli che sono i maggior conoscitori di un mondo che grazie alla realtà aumentata, grazie agli sport, può far nascere e acquisire nuove competenze tecnologiche. La STEM ha questo scopo, quindi di educare i ragazzi con nuovi strumenti, nuove tecnologie. La realtà aumentata, quindi i simulatori virtuali, sono importanti affinché questo progetto di digitalizzazione nella scuola sia sempre più profondo, costante e porti risultati, obiettivi interessanti. Ecco, questo è un po' l'analisi. Quindi allontanare dalle nostre menti quello che è l'aspetto legato a un qualcosa di statico, non attivo o che porta a ludopatia, ma invece evidenziare quelli che sono i punti di forza degli gamer, degli sport, che invece hanno tutt'altra grande preparazione atletica, grande attenzione a quello che è l'alimentazione, e soprattutto quello che si ripete spesso, ma è che l'eliminazione delle barriere, quindi il fatto che ci sia la possibilità per ragazzi e ragazze diversamente abili di giocare insieme, di lavorare insieme, di costruire una squadra. Ecco, questo è forse l'elemento più importante, ma anche quello che ci deve far riflettere di come uno strumento elettronico possa mettere insieme persone di diverso sesso, diversa religione, diversa capacità motoria, dando un ottimo risultato, creando quella squadra, inclusione, la vera inclusione, quindi non eliminando tutte quelle barriere che possono oggi creare allontanamento dagli sport. Quindi l'e-sport può portare valore aggiunto allo sport reale e consentire anche di migliorare o avvicinare al dilettantismo persone che magari fino a quel momento non avevano mai praticato quello sport.